Terzo pareggio consecutivo per il Taranto che impatta 0-0 con la Vibonese, 4-3-3 per gli uomini di Peppe La Terza. C'è Mastro Monaco dal primo minuto in attacco, 3-4-1-2 per la Vibonese che difende anche a 5. Il fanalino di coda, la formazione di D'Agostino, giocherà addirittura meglio in alcuni frangenti del match. Poca luce in casa Taranto, i riflettori si accendono subito lo Iacovone perché piove e fa tanto freddo, quasi 12 gradi, e infatti il terreno di gioco ne risente, risulta essere veloce ma anche pesante al tempo stesso. Direzione di gara da parte del signor Virgilio di Trapani che lascia qualche punto interrogativo a entrambe le formazioni. Come detto, l'inizio è migliore da parte della Vibonese. Al settimo minuto Cattaneo, quasi dal limite, riesce a trovare il sinistro di poco alto sopra la traversa ma chiorre sulla traiettoria. Risponde il Taranto con Saraniti per Giovinco, in aria il numero 32 impegna l'estremo ospite, poi la difesa si rifugia in corner. Passano 3 minuti e Persano riesce ad entrare in area di rigore ma il suo destro è alto. Minuto 18, recupera palla il Taranto sulla mediana, sfera per Mastro Monaco, cross verso il centro, la difesa della Vibonese si salva in corner, potenziale pericolo per gli ospiti. Nella ripresa si fa vedere la Vibonese all'ottavo minuto sul primo calcio d'angolo, Sorrentino di testa schiaccia, paracchiorra. Al decimo è il Taranto però a farsi vedere con una botta di Civilleri dal limite, pallone a lato alla sinistra dell'estremo ospite. Ma la Vibonese si fa rivedere nuovamente in avanti con Marus, cross verso il centro, chiorra, non esce sull'esterno della rete la sfera che Grillo colpisce. Entra spina per la Vibonese che diventa davvero nel fianco un problema per il Taranto come questo sinistro che chiorra neutralizza in due tempi in qualche modo. Il Taranto prova a stringere i tempi allora nell'ultimo quarto d'ora, Marsili per Civilleri, sinistro, alto. Entra anche Santarpia sul terreno di gioco, il numero 11 prova a mettere in pericolo il risultato, prima con questo tiro e poi c'è Mengoni che si salva, Riccardi svirgola il tiro. 5 minuti di recupero, nel terzo c'è la punizione di Marsili direttamente in porta, para Mengoni, finisce 0-0, come detto il terzo pari consecutivo per il Taranto. La prossima settimana 3 impegni, il primo a Catanzaro contro la seconda in classifica dietro il Bari e poi per gli ionici 2 derby, quello lo Iacovone contro l'Andria e allo Zaccheria di Foggia.